non ci saranno i giri richiesti che hanno fatto, hanno fatto la storia del fit. Non ci saranno i giri richiesti perché fortunatamente il gioco ha azzeccato tutti i punti per dare degli avvisi. E ti confermo che anche venerdì, in occasione della Prime, vai! È una settimana di riposo anche per il buon Marco Lucconi ed Ernesto Coppola, sì, che si mettono a guardare tutti i giri. Quindi, dopo aver detto questo, ci sono anche delle novità in griglia, ovvero non c'è la coppia Red Bull composta da Dovizi e Birillo Dog, non c'è il buon Just Lawler in Williams senza sostituto, non c'è neanche Brian e non c'è neanche Mike Mai, ma lui viene sostituito dall'Openski 88 in Mercedes. Come vediamo, siamo a 7 minuti e mezzo al termine, sempre Lele salva laggiù in 1.37 397 davanti a tutti. Abbiamo visto già in diversi appuntamenti fare delle buone qualifiche, per adesso purtroppo ha raccolto solo un terzo posto. Speriamo che questa sera Silverstone possa dire la sua e possa farci vedere di, sì, quello che è capace. Seconda posizione per un Mauro Gold, sempre più in stavo per dire in sordina, ma in realtà non è vero, è il contrario, è on fire, anzi, come direbbero nell'NBA. Ma d'altra parte lo sapevo, un pilota molto costante, quindi immaginavamo. Esatto, perché oltre al podio di settimana scorsa viene anche da due vittorie consecutive avute in Canada e nel Gran Premio dopo Canada, che non mi ricordo mai che cos'è. Austria, in Austria, no, Austria era la settimana scorsa, in Francia, ok, perdona, perfetto, perdona, niente, in Francia, e poi un podio in quel, sì, dell'Austria, ha fatto veramente un buon inizio di 2021, vediamo intanto, va in pole position in 1.37.390, per soli 7 millesimi si vede scalzato il pilota della Racing Point, le salva. Abbiamo visto anche Alesi, attenzione, intermedie per Alesi, quindi stanno iniziando a cambiare le situazioni meteorologiche, quindi si potrebbero scombinare un po' tutte le carte di queste qualifiche. Vediamo Alesi con le intermedie in terza posizione in 1.37.885, un Mister X ritrovatissimo questa sera in quarta posizione al momento in 1.38.0, stesso tempo Advance Apple, solo con qualche millesimo in più, 21 millesimi per l'esattezza, in quinta posizione. Infatti piove molto molto meno dall'inizio della live, quindi ci aspettiamo che questi 5 minuti e mezzo che mancano saranno veramente molto molto on, sì, fire. Vedremo cosa succederà. Tra l'altro ti segnalo che la posizione di Drago lievitato non è una posizione comunque comoda, perché si trova in questo momento in 11ª posizione, è in lotta per il mondiale, perché attualmente sembra che la lotta sia tra lui e Mauro Gold, quindi deve necessariamente guadagnare qualche posizione, perché Mauro è primo. Esattamente, soprattutto potremmo leggerla in determinati chiavi, questa posizione di Drago lievitato, magari ha un setup più da asciutto, perché la gara magari sarà sull'asciutto, quindi sta prediligendo la gara. Ovviamente le qualifiche non portano punti, la gara invece sì, quindi magari sta tutto frutto di una sua strategia, oppure l'altro, il rovescio della medaglia, potrebbe essere che non abbia provato abbastanza sulla pioggia, che comunque è abbastanza comune qua a Silverstone, e quindi si trova un po' in difficoltà, anche perché un terzo modo di vederla, chiamiamola così, potrebbe essere anche il fatto che è uscito subito all'inizio delle qualifiche, magari per prendere un po' di feeling con il tracciato bagnato, sapendo però che comunque la pista andava migliorandosi. Quindi lo scopriremo solo vivendo questa situazione, sì, quando mancano 4 minuti ora al termine. Eh, sì, è uscito Z Pro Mauro, c'è anche Mister X, che credo sia nel giro, il pilota della Mercedes, sta uscendo anche Ganu, quindi le due as per il momento fuori, esce anche Lele Salva. E quindi vedremo. John Rambo per il momento non ha ancora
è uscito anche l'Openski. Sì, è uscita anche la seconda Mercedes, quella di l'Openski 88. Overboost è l'ultimo, dovrebbe essere l'ultimo che sta uscendo. Eh sì, stanno uscendo praticamente tutti. Sta uscendo anche John Rambo. Lo vediamo in pit lane. Anche Mauro Gold ai box per il momento. Alesi esce ora. Mister X toglie 2 millesimi al secondo settore. Vediamo cosa potrà fare il pilota Mercedes. Si lancia adesso verso la curva Stowe. Veramente tanto facile con queste macchine quest'anno da fare questa pista, anche perché hanno veramente tantissima aderenza. L'unica cosa un po' difficile è stare molto molto attenti, come dicevamo prima, ai limiti della pista, che quest'anno sono stati fatti a modino, almeno per quanto riguarda Silverstone. Intanto Mr. X 1.37.561 si piazza in terza posizione. Intanto salutiamo il buon Topping Kestrel, che le rinnova l'abbonamento a Formula Italian Team per il secondo mese consecutivo. Grazie Topping, grazie per il supporto. Immagino come l'avrà rinnovato, avrà detto dopo di nuovo avrà detto niente. sbattute così. Attenzione, perché intanto Lele Salva sta togliendo 3 decimi. Ha trovato la scia di una Ferrari, penso sia quella di Alesi, quindi potrebbe togliere qualche decimino in più Lele Salva. Attenzione, arriva alle ultime curve, quindi ultima chicane, poi questa sorta di doppia curva verso destra per rientrare poi sul rettilineo del traguardo. Che traverso che ha fatto! 1.36.900 netti con un traverso all'ultima curva micidiale di Lele Salva. Infrange il muro dell'1.37. Adesso vedremo come risponderanno tutti gli altri. Attenzione, perché intanto Mr. X toglie altre 4 decimi alla sua prestazione. Drago si sta lanciando, c'ha un tentativo praticamente. Eh sì, vediamo. Allora, in questo momento siamo su Mr. X, che sta terminando il giro. Poi andremo a vedere pian piano tutti gli altri. Bloccaggio nell'anteriore sinistra per la V11, doppia V11 di Mr. X. Vediamo. 37.126 per il momento, prima fila per il pilota della Mercedes, Mauro Gold. In questo momento sta passando alla prima fotocellula. Vediamo, c'è Alesi che toglie 4 decimi al primo settore, è una carrellata adesso, è un disastro. Sì, Z Pro Mauro con le gomme da bagnato pesante. Forse ha sbagliato. Giovi non si migliora, Flaminio toglie un secondo e tre. Drago dovrebbe essere nel primo settore. Sì, anche perché ha fatto un giro molto molto alto in 1.41 addirittura. 4 decimi tolti dal suo... best. Flaminio sta arrivando sul traguardo in 36.4, pole position per Flaminio. Come sta diventando questa pista, perché addirittura Lopeschi in 1.36.9 in quarta posizione, addirittura davanti a Mr. X. Poi Marco Gano in 36.7, Lele Salva sempre in 36.9. Marco Gano, attenzione, Lele Salva 36.0, Alesi 36.2, Flaminio 36.4. Incredibile, sta succedendo di tutto. Zero secondi, ogni volta che siamo io e te, Andre, succede di tutto in pista. Si trova Drago, occhio, che sta arrivando Drago, che si trova in penultima posizione. Attenzione, Drago toglie un secondo e mezzo al suo intertempo. Arriva adesso alla Stowe. Tanto là davanti, Advance Apple in Mauro Gold 35.6. Mauro Gold. Attenzione, Advance Apple 36.1. 35.6, vediamo. Sta diventando molto molto confortevole la pista. Vediamo Drago. Arriva Drago, ultima curva. 36.0. Ha perso la macchina. È il bot. Ha perso totalmente la... Sì, ha perso la macchina. Attenzione, perché Lele Salva non ha preso bandiera e sta continuando a martellare. Intanto Marco Ganu frega la seconda posizione. A Drago lievitato. Lele Salva è ancora in pista. 2 decimi tolti al primo settore. Flaminio fa lo stesso tempo di prima. Mezzo secondo. Vediamo gli altri. Oddio, c'è Giovi anche, che ha rotto la macchina. Mezzo secondo quindi al T2. E potrebbe essere un 35.5 provvisorio. Vediamo.
se Mauro Gol magari avrà fatto la differenza in queste ultime curve. Arriva Lele Salva. Andiamo 35 e mezzo pole position. Grandissima pole position di Lele Salva, aiutato anche dal giro in più ovviamente. Abbiamo visto come la pista è diventata drasticamente più veloce. Questo ha fatto rimescolare le carte non poco. Addirittura il buon Mr. X, che era in seconda posizione, il buon Mr. X, che era in seconda posizione, è finito decimo dopo questo rimescolamento delle carte, addirittura davanti Lopez, che in 1.36.4. Quindi Lele Salva in prima posizione, poi Mauro Gol, Alesi, Marco Ganu, Drago Lievitata in quinta posizione, Cartista sesto, settimo Advance Apple, ottavo Lopensky, nono Flaminio, decimo a chiudere la top 10 Mr. X, poi Giovi, Z Pro Mauro, John Rambo e Overboost, con Z Pro Mauro e Overboost che non hanno utilizzato le gomme intermedie, quindi sono stati molto molto penalizzati i piloti in quel frangente, anche perché la pista, come detto, aveva acquisito grip tanto da far arrivare sia Lele Salva che il buon Mauro Gold al 35 e mezzo, praticamente anche Alesi comunque sotto al muro del 36. È stata una qualifica dettata molto interessante. Attenzione, non piove. Attenzione, non piove, quindi la gara partirà sull'asciutto. Non si sa se poi magari ci sarà qualche scroscio di pioggia. Io non lo dico più. Ci ha offerto una bevuta prima di partire, noi l'accettiamo volentieri. Ah, ci ha offerto una bevuta? Il problema è che io l'acqua ce l'ho arrivo. Vabbè, fai finta di bere. No, tanto ho le cuffie, fortunatamente stasera non ho il microfono quello ufficiale, quindi posso andare tranquillamente a bere. Allora, intanto abbiamo qualche problemino con live timing, non so se magari... No, io dico solo, agli ingegneri e alle persone che ci guardano, abbiate pazienza per questa sera, ma siamo in due. Stiamo cercando di gestire la situazione, vediamo un attimo se magari riusciamo a risolvere questo discorso qua. Siamo comunque nel giro di formazione, anzi ancora nemmeno è partito, quindi... Non è più stiamo cercando di capire, ma stiamo cercando di gestire. Per fortuna. Quindi stiamo cercando di gestire, oppure... Come si vede sui portelloni, sui portali luminosi dell'autostrada, stiamo lavorando per voi, quindi scusateci per il disagio. Esattamente. Allora, intanto, mentre vedo che ancora sta caricando... Sì, 12 secondi e la sessione potrà iniziare. Quindi siamo intanto qualche chicca, ve la dico così, intanto che aspettiamo le vetture... Ovviamente il circuito di Silverstone, come detto in precedenza, è il circuito più antico dell'intero calendario di Formula 1. Ovviamente se si dice Formula 1 magari non tanto qua in Italia, però magari all'estero è uno dei primi circuiti che ti saltano all'occhio, ovviamente, che ti fanno pensare alla Formula 1. Qua in Italia ovviamente se dici Formula 1 pensiamo tutti a Monza, non Silverstone, o a Monza o a Spa. Sì, Monza, sì, diciamo che fa parte comunque di quella... ristretta cerchia, sì. Esatto, di circuiti diciamo rinomati che fanno parte della storia della Formula 1 e del motorsport in generale, che tra l'altro abbiamo visto in tante configurazioni da quando è rientrato a far parte della Formula 1. Comunque abbiamo visto una configurazione molto molto più tecnica, ovvero dall'inizio del giro, quindi dal rettilineo principale, poi si va in un tratto molto molto tortuoso e poi si arriva dopo la fine del primo settore al vecchio rettilineo dei box, perché il paddock è stato rifatto tutto e adesso da lì parte il Gran Premio della MotoGP, non più della Formula 1. Sì. C'è stata questa suddivisione dei vari paddock
però ecco, non si è voluto perdere questa perla, perché è uno dei pochi tracciati rimasti che è veramente veramente fatto molto molto bene e che piace soprattutto ai piloti. Poi tra l'altro, per chi utilizza il volante, qua lo dico magari per i neofiti o magari per chi arriva adesso in live e vuole partecipare ai nostri campionati, è uno dei circuiti che si consiglia per iniziare a fare un po' di praticantato col volante, perché ci sono tutti i tipi di curva possibili e immaginabili, e in più la carreggiata è tanto larga. E non si richiedono anche i giri quest'anno. Beh, questa è una cosa bellissima. Grazie Codemaster, non pensavo mai di dirlo. Grazie Codemaster. Più di così, ragazzi. Cioè, ci siamo. Ci siamo, perché le vetture stanno arrivando sulla griglia di partenza. Si aspetta solamente Overboost che vada a posizionarsi nella sua casella della griglia di partenza. Andiamo a vedere anche un attimo quali sono le scelte dei piloti. Tutti su gomma media tranne Alesi, Z Pro Mauro e Overboost su gomma soft. Quindi i semafori si stanno accendendo. Vediamo cosa ci dirà questo Gran Premio della Gran Bretagna. Partono le vetture con un buono spunto subito di Lele Salva, un po' partito male Mauro Gold, infatti viene incalzato subito da Alesi. Vediamo in curva 1, attenzione perché potrebbe esserci qualche contatto, perché si fa in pieno quest'anno questa curva. Molto bravo Mauro Gold a tenere l'interno, attenzione perché Alesi è arrivato un po' lungo, quindi non può provare un incrocio di traiettoria. Intanto là dietro Lopensky che si porta in settima posizione, ancora tallonato da Cartista che all'esterno lo passa, attenzione perché arriva Giovi. Giovi ancora, Advance Apple intanto là davanti si porta in quinta posizione, frega una posizione a Drago Lievitato. Poi attenzione Z Pro Mauro, sta succedendo di tutto dietro con Lopeschi che scoda addirittura Flaminio che tenta di passare Z Pro Mauro all'esterno, che è l'unico partito su gomma soft là dietro, oltre a Overboost che sta tentando di passare in tutti i modi Lopeschi all'esterno della Cops. Ancora prima della preparazione della curva Cops riesce a andare, attenzione perché là davanti ancora Advance Apple, incredibile nella successione Magoz Beckets, è stata veramente una grandissima mossa all'esterno del pilota Ferrari, quindi veramente molto molto bravo in un punto molto molto difficile. Occhio soprattutto caratteristica, attenzione Cartista che è in lotta, Giovi quindi il compagno di Drago Lievitato tenta di risalire le posizioni magari per andare a dar man forte, ma Cartista da buon corridore di kart nella realtà riesce a prendere, a rimanere in settima posizione, no, non cedere una la settima posizione a Giovi. Attenzione perché ovviamente adesso c'è il refresh come sempre. Sì, non stiamo guardando nulla. Drago, errore di Drago, ha perso la macchina. Attenzione Drago. Ha perso la macchina in un punto totalmente la macchina. Sì, in un punto abbastanza in cui è abbastanza semplice. Sì. Perde la macchina perché era in curva 1, ho visto una bandella volare. Non so se è quella di oppure era un pezzo di cartello. Non penso, intanto no, Z Pro Mauro su Giovi. Attenzione. Sì. Z Pro Mauro su Giovi all'interno, attenzione perché Giovi adesso ha il vantaggio di traiettoria con queste gomme medie, però trazionerà da Dio il buon Z Pro Mauro con le gomme soft. Attenzione perché sono ancora ingarrellati comunque mentre stanno arrivando la Cops. È stato molto molto bravo. La mia, fossi in Z Pro Mauro lascerei passare. No, fossi in Giovi. Scusa, fossi in Giovi, fare passare Z Pro Mauro, anche perché è inutile lottare. Sì, sì, anche perché ha gomma soft, quindi io lascerei passare e tenterei il tutto per tutto. Attenzione! Drago gli ha evitato 3 secondi di penalità. Subito al secondo giro, il leader del mondiale si trova in nona posizione e prende 3 secondi di penalità. Attenzione, Gior Rambo contro Overboost. Ovviamente Overboost ha gomma soft, quindi passa agilmente su Gior Rambo. Attenzione perché comunque sono tutti abbastanza attaccati con Lele Salva in 1.34 che ha già aperto un gap di un secondo e mezzo, quindi potrebbe esserci il sorpasso di Alesi ai danni di Mauro Gold perché non ha la possibilità di aprire l'ala mobile posteriore. E quindi attenzione, andiamo subito sul pilota Ferrari che è a mezzo secondo dalla McLaren di Mauro Gold, ovviamente con gomma soft. Vediamo, arriva molto molto vicino, vediamo se tenta l'attacco, non tenta qui l'attacco, tenterà l'attacco che c'è tra la Chapelle e la Stowe.
Allora, intanto il lifetiming per chi fosse interessato è di nuovo funzionante, quindi potete, abbiamo messo il link in chat, potete andare a controllare tutto quanto succede in gara praticamente. Molto bene, molto bene. Andiamo a vedere se in questo momento Alesi tenterà un attacco. Maggots e Beckett per lui insieme a Mauro Gold, che praticamente lo ha nel mirino. Io credo che Mauro Gold è uscito male intanto con Alesi, ma credo che Mauro Gold non debba resistere più di tanto all'attacco di Alesi, anche per il discorso che facevamo prima. Alesi ha gomma soft, anzi lo farei andare per tentare di ricongiungermi. Intanto Z Pro Mauro all'interno della Stow passa cartista, anche lui con gomma soft, quindi sta risalendo da Dio. John Rambo, intanto 3 secondi di penalità per lui, presi proprio all'esterno della Stow. L'anno scorso intanto Marco Ganu in 1:30.417 fa segnare il nuovo giro più veloce della gara. Dicevo, l'anno scorso io mi ricordo che si poteva sfruttare tutto il tappetino verde, altri 3 secondi per Giovi, si poteva sfruttare tutto il tappetino verde all'esterno della Stow. Quest'anno appena ci metti 2 ruote sei finito, perché ti dà un avviso, quindi molto molto bene quest'anno con gli avvisi. Meno male. Attenzione, Meno perché tanto il parte. buon Gilles, che ci segue sempre, ci dice: sì, vediamo solo 13 piloti, ma funziona. Perché Eh non è sì, ancora stato perché aggiunto Overboost, se non mi sbaglio. manca, esatto, manca Overboost. Eh sì, perché essendo fresco fresco di sostituzioni e robe varie in Pro League, non è ancora stato aggiunto, quindi poi ci metteranno mano chi è di dovere. Intanto attenzione, perché Alesi è molto molto vicino questa volta a Mauro Gold. Tanto Z Pro Mauro sta recuperando rapidamente, ma d'altra parte con la strategia che ha. Intanto io ringrazio il buon Francesco Pinna dalla chat. Cioè, cosa? Ah! Sì, ci aggiorna sulla situazione più che in pista, in campo. Ma Volevamo, noi noi rimaniamo concentrati. vogliamo rimanere concentrati anche in pista, dai. Esattamente, noi rimaniamo concentrati. Ogni tanto buttiamo un occhio. Attenzione, Sì. perché intanto Alesi ha 4 decimi, ma non è ancora riuscito a sorpassare No. il buon Mauro Gold. All'uscita dalla Chapelle esce veramente molto, molto piano rispetto a Mauro Gold. Così non può utilizzare il DRS a dovere, poi nel rettilineo che separa proprio la Chapelle dalla Stow. Stavo vedendo che Lopeschi è precipitato, non so se ha fatto qualche errore o c'è stato. Era partito pure bene. Credo che si sia intimorito, conoscendo Lore, probabilmente si è intimorito dall'aggozzovigliarsi di macchine che c'è stato diciamo, Sì, in all'inizio. partenza, ecco, quindi ha detto: magari mi faccio la mia gara e me la prendo come allenamento per la Prime, magari stasera. Però Sì. secondo me, comunque, a 1:06 da Mister X non sta facendo grosso modo una cattiva gara. Intanto Mauro Gold sempre a mezzo secondo giù di lì con Alesi. Vediamo se questa Sì, volta il pilota Ferrari riesce a tentare un attacco. Rimane sempre a mezzo secondo. rimane sempre lì, certo, se non riesce a passarli in questi giri la vedo dura, ogni Sì, giro che perché passa. poi ovviamente la gomma media, come diciamo da inizio stagione, ma anche da 2 o 3 anni, è la gomma da gara, non subisce il cliff che ha la gomma soft, è molto più costante, e poi a un certo punto, dopo 6-7 giri, inizia a lavorare molto bene e a fare tempi Ma ieri ne simili alla soft. parlavamo anche con in chat, c'era Danirco, c'era anche Jay Sport, parlavamo di Attenzione, una durata bandiera del. gialla nel Vai. terzo settore. Drago lievitato! Drago lievitato, si è girato! Attenzione! Il leader nel mondiale Secondo errore clamoroso. si è girato. Non so se prima Non l'ho visto della purtroppo. chicane oppure in trazione alla penultima curva. Attenzione, perché le gomme sono molto molto calde. Tanto Advance Apple, che ha fatto il giro più veloce della gara, sta per attaccare Marco Ganu. In 1:29.9 aveva fatto il suo giro più veloce. Non riesce, perché Marco Ganu, saggiamente pilota d'esperienza qual è, gli concede l'esterno e riesce a trazionare molto molto bene poi dopo. Purtroppo non ho visto l'errore in diretta da parte di Drago, ed è il secondo. È un disastro, anche perché siamo a metà campionato praticamente, e Mauro Sì. Gold potrebbe prendere 25, per il momento sono 18 punti.
Però bisogna vedere quanto, se regge intanto Lele Salva, oppure è Mauro Gold in questo momento che non sta spingendo tantissimo. Tanto Alesi è arrivato addirittura a un decimo su Mauro Gold, ma non è riuscito ancora a sopravanzare il pilota della McLaren, che potrebbe virtualmente al momento è il leader della classifica. Quindi questo lo possiamo dare per certo. Vedremo poi a fine gara se il buon Drago Lievitato potrà fare un miracolo e portarsi a podio, oppure a perdere meno diciamo punti che possibili. Il pronostico di Danilko era stato che doveva sorprenderci Drago, ma... E ci ha sorpreso, perché... Ma negativamente. Purtroppo sì, perché dire sorprendici ora che Drago Lievitato si giocasse la vittoria al podio non era tanto una sorpresa. Occhio ad Alesi che è molto vicino. Credo sia tanto carico a questo punto Alesi, perché non ha guadagnato nulla in zona DRS. Quindi penso sia molto molto carico il pilota della Ferrari. Dicevamo di un Drago Lievitato che poteva che si gioca al podio e la vittoria non è una sorpresa. E questa con due errori di fila è effettivamente ci ha sorpreso anche a noi. Intanto attenzione perché Alesi è nel misto, recupera tantissimo Mauro Gold, rimane sempre lì a 13. Vediamo se in questo momento... potrà. C'è Gano che però è rimasto sempre a quel secondo e mezzo. Occhio che tra guarda giro, quanto perde. Guarda quanto perde tra Magoz e Chapelle. Purtroppo è. O è Marco o è Mauro Gold che. No, ma è proprio Alesi, perché anche Gano gli è arrivato a un secondo e tre. In trazione, intanto Overboost in nona. Si porta in nona posizione alla staccata della Stow. Passa Flaminio. Ovviamente anche Overboost su gomma soft. Di strategia diversificata. Attenzione perché Cartista Giovi si porta in settima posizione a curva 1. Ancora prima di curva 1 è uscito fortissimo dall'ultima curva. Quindi passa Cartista al momento. Occhio perché vedo Advance che è abbastanza. Tra l'altro anche Z Pro Mauro che si è unito diciamo alla combriccola là davanti, alla combriccola, e Alesi che occhio che tra qualche giro potremmo avere un bel trenino secondo me. Eh sì, anche perché bisogna vedere cosa farà Marco Gano che in questo momento è un secondo e mezzo, perde tanto in trazione anche da Gano Alesi, quindi forse un problemino di setup. Vediamo se potrà esserci questa volta l'attacco, anche perché se non ci prova tra l'ottavo e il decimo giro e poi la vedo dura passarlo a Gano, a Mauro Gold. Due decimi ora Advance, occhio che è molto molto vicino, riesce qua a stare vicino in queste due curve. Niente, altri sei decimi, vediamo. No. Anche Advance Apple comunque perde tantissimo, non vorrei che sia lo stesso setup di Alesi. Vediamo se prova l'attacco, si fa solo vedere nei confronti di Marco Gano. Flaminio 4 decimi su Overboost, ma arrivano adesso alla Stow, quindi penso che si voglia far trainare il buon Flaminio per recuperare il distacco di 3 secondi e ce la sta facendo saggiamente per il momento perché ha 2.8. Tanto Giovi, giro più veloce in 1.29.6, come detto la media inizia a lavorare. La mezza a lavorare e mentre là davanti Mauro mantiene il distacco di un secondo e mezzo fisso nei confronti di Lele Salva. Continua a tenere a bada un buonissimo Alesi per il momento. Vediamo se Advance Apple tenterà l'attacco questa volta. Infatti si prende all'interno il pilota della Ferrari. Forse potrà dare una mano al suo compagno di squadra. Un secondo e nove da recuperare. Anche buon Marco Gano si può mettere lì dietro tranquillo e farsi tirare dal pilota della Ferrari numero 71, che ne ha, si vede che ne ha un pochino di più. Quattro decimi come sempre tra Alesi e Mauro Gold. Vediamo cosa fanno le Haas anche, che hanno strategie diverse. Z Pro dietro Marco Gano lo farà passare? Niente, continua a perdere un decimino tra la Beckett e la Chapelle. Purtroppo è questo che si sta verificando da un paio di giri. Attenzione Z Pro Mauro, passa Marco Gano, ordine di scuderia ovviamente, perché il buon Z Pro Mauro ha gomma soft. Intanto Advance Apple rimane a 2 secondi da Alesi, quindi non sta guadagnando
tantissimo. Quando siamo arrivati al decimo giro di 52 previsti, la classifica recita così: con Lele Salva, Mauro Gold e Alesi per il momento nelle prime tre posizioni del podio, con un grandissimo Lele Salva che continua a macinare giri in testa, e poi Advan Seppoli in quarta posizione, Z Pro Mauro, Marco Ganu, Giovi, Cartista, Overboost, Flaminio in top 10, John Rambo in undicesima posizione, Mister X 12esimo, 13esimo Lopeschi, 14esimo un incredibile Drago Lievitato che per chi si fosse collegato solo adesso purtroppo ha commesso due errori, uno in curva 1 e uno si pensa alla penultima curva. Sì, Alesi è ancora vicino, ma gli manca proprio quello spunto, a questo punto. Gli manca un po' di trazione, se non vado errato, gli manca trazione, perché tra alla Chapelle, che dovrebbe trazionare bene per lanciarsi poi sul rettilineo, perde sempre un decimino. Ora, vediamo se continua così, perché questa volta lo vedo... guarda, era a tre decimi, di nuovo a mezzo secondo. Sì. E ora sono passati 10 giri, la vedo complicata. Tra l'altro sta arrivando, anzi no, sta arrivando no, perché a 2 secondi e non sta guadagnando tanto Advan Seppoli. No, infatti, ecco, infatti anche guadagnando... perché lui non ha il DRS, ovviamente, quindi questo fa in una pista molto molto veloce, il DRS ovviamente fa. Mister X intanto con John Rambo all'esterno della Stowe tenta di passarlo, il pilota Mercedes in trazione, vediamo, penultima curva, grandissimo sorpasso di Mister X che si va a prendere l'undicesima posizione. Attenzione, di forza ancora, non vedo, con John Rambo che resiste, John Rambo che resiste, e di forza Mister X va a prendersi questa undicesima posizione. Sì, tenta ancora di... vediamo se prende... occhio perché è arrivato lungo Mister X, vediamo se riesce a trazionare bene il pilota della Mercedes. Potrà tentare l'attacco, 4 decimi... oddio, gli ha preso tantissimo anche sotto zona DRS Mister X. E quindi credo che non riesca più a provarci in questo momento John Rambo. C'è un danno del 19% Rambo. Intanto ti aggiorno sulle penalità: 3 secondi per Giovi, per Rambo e per Drago. Sì. Fino alla gara disastrosa per Drago. Credo che al netto di un grandissimo passo di Drago, comunque la vedo difficile entrare in zona punti. Sì, che sono tutti. La gara è lunga, però lunga, al netto di un grande passo, non è come in Austria che recuperare un secondo è abbastanza facile. Qua già 2 o 3 decimi con una persona che si traina col DRS è già difficile. Sì, comunque le gomme le soft stanno comunque durando abbastanza, devo dire. Sì. Perché non vedo al momento sia le sì che Z Pro Mauro stanno perdendo tanto. Allora, se ragioniamo in maniera semplicistica, diciamo, durano 12-13 giri le soft alla 50%, quindi fino al 26esimo, 27esimo giro o anche qualcosa di meno, 24-23, dovrebbero durare. Però bisogna vedere anche quanto, attenzione, Alesi molto vicino, ma anche Z Pro Mauro vicinissimo ad Advan Seppoli. Z Pro Mauro ha incollato. Sì, deve far fruttare queste gomme soft. Advan Seppoli, anche per il discorso che facevamo prima, dovrebbe lasciarlo sfilare e farlo un attimo scatenare con queste gomme soft che sono a metà della loro vita. Intanto John Rambo 3 secondi di penalità ancora. Fanno 6. Vediamo Z Pro Mauro alla Stowe e infatti passa. Passa Z Pro Mauro, si mette in quarta posizione, vediamo se adesso in questo momento potrà trainare il gruppetto che si è formato. Flaminio all'interno della Stowe su Overboost. Occhio che Drago. Oh, Drago è arrivato su Lopeschi, sì, all'esterno. Che... esatto. All'esterno della Stowe passa il pilota Mercedes, vediamo se... Tanto i box John Rambo, penso per sostituire l'ala in questo momento. Sì. E voglio vedere se Lopeschi, potrebbe cercare di farsi trainare o no. John Rambo ritirato ai box. No,
credo che non l'ho visto, ma presumo che sia un ritiro ai box. Forse per quel contatto con Mr. X, un po' di arrabbiatura. Contatto di gara normalissimo, anche perché lì uscivano tutte e due molto molto forti. Lui all'esterno gocciola, piove sul circuito di Silverstone. E attenzione, perché si potrebbe riscrivere un'altra gara. Ecco perché non mi sarei ritirato anche. Soprattutto se so che viene a piovere, dico vabbè, devo rientrare. A questo punto però la strategia di chi è partito con le soft è azzeccata. Assolutamente sì, non vorrei che fosse successo come in Francia, che si aspettavano la pioggia molto molto prima, oppure molto molto dopo, nei confronti di quelli che hanno montato la media, e hanno detto non me la rischio una gara sulla, un inizio gara sulla soft, piuttosto metto la media e vado tranquillo, anche perché so che dopo 10-11 giri inizio a girare più forte di quelli con la soft. Sì, al momento la pioggia, io in realtà ti dico la verità, sto guardando. Non la sì, vedi? Qualche sì, ora un pochettino dalla inquadratura di Alesi dall'onboard, sì, un po' la vedo. Sì, sì. No, piove, vedo anche le goccioline in maniera molto aerodinamica sulla livrea delle vetture. Bisogna vedere se Alesi e Zeta Promaro riescono ad allungare. Non lo so, perché per come avevamo visto il buon John Rambo il buon Drago lievitato in Francia con le soft praticamente molto molto usurate, con la pista umida, la vedo difficile. Penso che siano i primi ad andare ai box con queste gomme, ma ovviamente seguiranno anche i primi. Ma ora in questo momento, se va nei box, è un po' un suicidio, perché no, beh, in questo momento no, quando inizierà a bagnarsi ben bene la pista, dovranno essere lesti a entrare per primi. A parte che se tutti devono rientrare, comunque Zeta Pro Mauro è quarto e Alesi è terzo, intanto 3 secondi per Overboost, fanno 6, no, 3 secondi e basta. Overboost è i primi 3 secondi. Sì, sì. 3 secondi e basta, perché prima avevo visto che erano solo 3 i piloti che avevano preso penalità, ma ovviamente si è ritirato il buon John Rambo. Vediamo allora cosa succederà in questo Gran Premio di Silverstone con la pioggia che sta iniziando a cadere in quel dell'Inghilterra. E occhio, perché Marco Gano si sta rifacendo sotto ad Advansepole, sì. Alesi continua a rimanere a 4 decimi. Alesi è così da 15 giri praticamente. Eh sì, non riesce. Io credo che sia un setup abbastanza carico del buon Alesi, e che abbia qualche problemino in trazione, perché quando c'è da trazionare perde veramente tanto tanto tempo. Vediamo. Sarà tutta da scoprire. Intanto Giovi va sotto al secondo nei confronti di Ganu, e Ganu va sotto al secondo nei confronti di Advansepole. Questo vuol dire che c'è un trenino di 4 piloti con Zeta Promaro, Advansepole, Ganu e Giovi, tutti attaccati, che si giocano comunque una quarta posizione, che non è affatto male. E si potrebbe riaprire con questa pioggia la gara di Drago Lievitato, perché con tutti che vanno ai box, infatti, potrebbe risalire appunto il pilota Alfa Tauri. Stavo proprio dicendo questa cosa, che fossi in lui cercherei di raccattare, passatemi il termine, anche una posizione di mezzo, limitando i danni, ecco. Ma ogni punto che prende è oro, per sì, come è partita questa gara. Quindi anche se prendesse solo un punto, sarebbe veramente tanto, tanto oro. Perché come detto, per chi si fosse solo collegato adesso, purtroppo ha commesso 2 errorini perdendo la macchina e andando purtroppo a compromettere. Tra l'altro sono errori strani, perché è un pilota che non è che ha fatto particolari errori in questa stagione. No, sì, un po' di errori li avevamo visti in Bahrain, ma comunque ci può stare, perché come ben sappiamo tutti quanti, fare il pilota, soprattutto qua su Fit, con
un livello molto molto equilibrato tra i piloti, ti può portare dalla prima posizione alla nona in un attimo. E infatti Drago Lievitato dopo il primo errore è arrivato proprio nono, e poi il secondo errore c'è qualcosa di millimetrico, perché in curva 1 è facile perdere il posteriore se non hai un buon assetto, un buon bilanciamento, diciamo, quindi molto molto semplice. Purtroppo è successo questa sera a Drago Lievitato, che comunque è arrivato su Mister X. E vediamo. Sì, no, stavo guardando intanto. Infatti lo passa. Lo sì. passa la Stowe. Lo passa la Stowe alla fine della zona di RS. Lele Salva sta. Sta distanziando Mauro Gold. 1.5-2, sì. Adesso è 1.9. Quindi 2 secondi, vediamo. 2-1, attenzione, perché forse 3. Potrebbe trovare un bel ritmo il buon Lele Salva, che fino adesso ha fatto una gara grandissima, partito in pole position da 17 giri in testa al Gran Premio, e tenendo a distanza il buon Mauro Gold. Quindi molto molto bravo per il momento il pilota Racing Point. 3 secondi intanto di Z Promaro, che sta perdendo da Alesi. No, il distacco che è aumentato di Z Promaro nei confronti di Alesi. Però intanto Cartista ha preso 3 secondi. Vediamo Z Promaro, che comunque si può. Oh, Ganu deve aver fatto un errore. Ganu deve aver fatto un errore, perché a 2-3 non vorrei che avesse ceduto di schianto con questa pioggia e abbia detto vabbè, siamo prudenti perché la pista inizia a essere un po' scivolosa, oppure abbia fatto un errore. Intanto 2 o 13 mili ripresi dal buon Z Pro Mauro. Attenzione, perché Alesi ha 6 decimi. La pioggia cioè è costante, non sta aumentando. Però non sta aumentando, la pista non è che si sta bagnando tantissimo, quindi tra poco penso che Alesi, io non so quanti giri potranno ancora fare, ma dovranno fermarsi tra poco. Almeno 4-5 giri li devono fare per forza ancora con questa gomma soft, e poi per poi montare gomma media. Invece quelli che hanno montato gomma media dall'inizio questo problema non ce l'hanno, e possono andare tranquillamente fino in fondo. Tanto Advance Apple sotto al secondo su Z Pro Mauro, che sta tentando in tutti i modi di scrollarselo di dosso, e là dietro Giovi è in garellato con Ganu. Sì, al momento mi sembra che le posizioni si sono standardizzate, a parte gli stacchi che salgono e scendono, ma mi sembra che al momento siamo... Sì, ma siamo nel circolo vizioso, diciamo, di quelle gare che senza DRS è molto molto difficile sorpassare, e lo stiamo vedendo, a meno che non ci sono qualche eccezione, come Alesi, che ha avuto sempre il DRS dal primo al 18° giro del buon Mauro Gold e non riesce a tentare un sorpasso proprio nei confronti della McLaren. Ma lì sono scelte di setup. Vediamo cosa potrà succedere. Mancano ancora tanti giri al termine, 34 giri al termine. Qua un giro si fa in 1.30, 1.31 in queste condizioni. Stanno iniziando intanto a formarsi le prime pozzanghere, da quello che vediamo dalla grafica del gioco, però rimane costante. Cioè il peggioramento. Noi non è che vogliamo la pioggia. Attenzione, altri 3 secondi per Cartista fanno 6. Non vogliamo la pioggia, è vero. Vogliamo lo spettacolo. Anche perché questa sera non cambia niente, perché ripetiamo, per chi si fosse connesso solo ora, i giri richiesti per questa gara non ci saranno. Non ci sono, quindi... Quindi non cambia nulla al DG, se piove, non piove, la stessa cosa. È come abbiamo detto ieri, è come quando vai a scuola c'è la supplente di educazione fisica e c'è un'ora praticamente di svago. che si tramonta. No, attenzione, bandiera gialla nel T1 e Lopeschi. Lopeschi si è girato, purtroppo. Sta ripartendo. Non vorrei che stia diventando molto molto scivolosa la pista, anche perché qua, come dice il buon Andre, dice è
è molto molto lenta la pioggia e fa tanto tanto non è velocissimo il passaggio da pista asciutta a pista bagnata. A me verrebbe da dire tanto sono abituati alla pioggia in Inghilterra che l'avranno studiate tutte ormai per l'asfalto. Eh sì, quindi i piloti Master e Prime si preparassero per la giovedì e studiarsi la conformazione dell'asfalto di Silverstone. Ora, hanno fatto un gran lavoro per gli avvisi, non credo che Codemaster sia arrivata a questo. Allora, intanto ti segnalo che Zpro Mauro, che si era allontanato a 3 secondi, ora è tornato sotto. Monalisi che sta un po' rifiatando, forse, diciamo. Ma anche Mauro Gold, comunque, perché sì, Alesi rimane 6-7 decimi da Mauro Gold, ma Zpro Mauro sta venendo su molto molto bene con un Advance Apple che comunque tutto sommato gli rimane dietro. Quindi molto molto buona la prestazione del pilota AS numero 46. Che partiva dal fondo, che partiva dal fondo, in questo momento è quarto. Giovi molto vicino su Ganu. Non penso ci saranno attacchi in queste condizioni. No, in realtà sono distacchi che perdurano da inizio gara, ma come dicevi anche tu, considerando anche il tipo di circuito, è nemmeno facile sorpassare. E no, non è facile sorpassare anche perché i punti di sorpasso sono pochi. O ti inventi un sorpasso come ha fatto Advance Apple nei primi giri tra Maggots e Beckett, ma lì è veramente devi essere molto molto... Attenzione Drago, mamma mia, era arrivato vicinissimo in staccata a Ganu. Drago, scusate, Giovi. È Giovi, sì. L'ho visto dentro l'alettone della AS, fortunatamente non è successo niente, tanto là davanti rimangono tutte cristallizzate, sì, le posizioni. Tutto fermo. Sì, Mauro, ci chiedono... per 2 secondi. Ci chiedono dalla chat se secondo noi la sentono la pioggia, a dir la verità secondo me sì. Perché sono tutti molto molto più prudenti. Si vede anche dagli onboard. Sì, c'è anche qualche errore in più. Esatto. Cioè, addirittura quanto sottosterzo. Siamo in onboard con Ganu. C'è tantissimo sottosterzo al momento. La pista sta diventando molto molto umida. Anche perché piove da quasi 5-6 giri, quindi... Sì, Ganu che sta perdendo 4 secondi addirittura da Advance Apple. Non so se magari ha commesso qualche errore in questo giro, non credo. Era vicinissimo, poi a un certo punto forse un errore, ha ceduto di schianto, è arrivato a 2.8 e da quel momento non è riuscito più a recuperare il terreno. Andiamo a vedere invece magari Alesi come se la passa con queste gomme soft. È abbastanza costante, mi sembra. Sì, è molto costante. Vediamo. La ecco, stava. La stava perdendo. Sono andato on board su di lui per vedere l'entità della pioggia. E praticamente si stava per girare. Praticamente. La stava perdendo alla penultima curva. Sì. Iniziano i vari bloccaggi. Sono 21 giri, Eh sì. 30 giri al termine. Occhio, perché Zpro Mauro è un secondo. È un secondo Zpro Mauro dietro Advance Apple. Quindi diciamo che la battaglia per la prima posizione, comunque se voglia mettere anche Mauro Gold e attaccare Lele Salva a questo trenino, comunque a 2 secondi, non a 3 o 4. Quindi potrebbe ancora risultare una posizione da assegnare oppure combattuta. Si inizia a formare un quintetto di piloti che si può giocare la 3 secondi per vittoria. È arrivato lunghissimo Mauro Gold alla Cops. Inizia a scivolare la macchina. Guardate come fa piano Alesi in questo momento. Sta iniziando anche a piovere in maniera più copiosa, non fortissimo però. Tanto da iniziare a far bagnare la pista in una maniera più repentina, credo.
Non Sì, non sollevano è... ancora Sì. acqua, però inizia a No. bagnarsi tanto la pista. Sì, Vediamo. esattamente. Zeta Ah, sì, Bromauro, occhio che ora... sette decimi, ma Zeta Alesi sembra Bromauro. molto vicino, cioè 3 decimi da inizio gara, però ora mi sembra ancora più bellicoso. Sì, anche perché è arrivato anche là dietro Zeta Promauro, dietro da 4 decimi, Drago Lievitato rientra a punti perché ai box ci vanno Cartista, Flaminio e Overboost. Attenzione, potrebbe essere una grandissima carta giocata da questi quattro piloti perché si aggiunge anche Mister X, intermedio ovviamente. Per tutti quanti ai box ci andrà anche Lopeschi, credo. Sì, abbastanza Beh. lontano. Occhio alle siche, Alesi è è molto davvero vicino. molto vicino. Sembra che faccia quasi più fatica chi ha le gomme medie. Guarda Mauro. Anche perché la temperatura è scesa tantissimo. Eccolo! Oddio, oddio. Ok, Mauro ha lasciato la porta Sì, aperta. sì, sì. Anche perché ha detto qui sotto l'acqua è veramente tanto tanto Mi difficile prendi i miei poi. punti, magari. No, più che La gara è altro lunga. tentare, cioè, tentare di fare un sorpasso alla Cops in queste condizioni devi avere tanto coraggio, anche perché è già difficile passare in situazione da asciutto, figurarsi con queste condizioni. La macchina già tende ad allargare con pista Vediamo. asciutta, figurati sotto la pioggia. Attenzione, Vai box vediamo, Lele. e Alesi continua. Oh, Mauro Gold, 5 secondi. 5 secondi per Mauro Gold. Per accelerazione nella corsia dei box. Tutti ai box tranne Alesi e Advanced Giove box. Sì, praticamente c'è un la fila indiana ai box. Apple. Quindi escono tutti quanti. L'unico che non è rientrato al momento è Drago Lievitato che continua. Attenzione. Si prende un rischio, ma d'altra parte forse bu. Attenzione, vedremo questo giro come lo faranno i piloti con le intermedie. E poi vediamo. Inizieremo a fare i calcoli. Vediamo intanto Lele Salva. Abbiamo un riferimento tra Lele Salva e Drago Lievitato. Rimane tutto sommato costante il Aspetta, vediamo il distacco, ok, dal pilota 4 in e 5, testa. 4 e 4. Andiamo. Beh, c'è il riferimento di Lele che è subito dietro, sì. Sì, eh sì. Vediamo qua Beh, potremmo mi capire un sembra. po' di più tra Cops e Chapelle, magari si capirà un pochettino di più. In realtà mi sembra abbastanza costante Sì, finora, magari vediamo. vediamo in queste curve però d'appoggio. Ai box Alesi. Sì. Advanced Sample continua. È Continua. Una rimasto Ferrari con le... costantissima. Una Ferrari a differenza della realtà con le idee chiare. Vediamo se ha pagato questa strategia. 4 e 1, 13 mini recuperati tutto sommato, vanno ai box tutti là davanti, tranne Ganu e Advanced Apple. Andiamo, Lele Salva dovrebbe essere tranquillamente. Sta uscendo adesso Alesi. Attenzione, attenzione. Lele Salva passa. E passa anche Mauro Gold. Hanno recuperato. Ha Ha recuperato perso. tanto. Ha recuperato Sì, tanto. Alessia ha perso abbastanza. Ha perso 6-7 decimi, uno e mezzo. E ha recuperato comunque Mauro Gold nei confronti di Lele Salva perché è 1-4. Non capisco onestamente il perché Advance stia Abbia continuando. continuato. C'è anche Marco Ganu, cioè a parte. Vabbè, si è fermato l'Alesi, quindi è chiaro che non si poteva fermare anche lui. Ovviamente, però sta perdendo tanto adesso, Sì, cioè sta perdendo veramente un sacco di secondi, Guarda, in veramente questo tanti. momento è a 20 secondi e 6 dalle le salva.
quindi ci vogliono almeno 30 secondi per fare un pit stop, e esce a 10 secondi dalle le salva. È una bella mazzata, perché poi vale riprenderli. Oh, Advance Apple, 5 secondi di penalità, la pit lane di Silverstone miete la seconda vittima. È 60 all'ora, purtroppo, anche se è un circuito normalissimo, Silverstone è ai 60 all'ora, quindi tanti piloti non se ne rendono conto. Allora, Danirco ci chiede se arriveranno alla fine con queste gomme. Bisogna vedere. La metà dei giri ancora. E io credo che 26 giri al 100% li facciano le intermedie, poi non lo so, sì. Le ho provate veramente tanto poco, fortunatamente, nelle gare. Attenzione, perché intanto Mauro Gold è sotto al secondo. Attenzione, che là davanti si può accendere la miccia. 9 decimi tra Mauro Gold e Lele Salva. Mentre Alesi un secondo e uno comunque. Vediamo anche Advance Apple, comunque, negli scarichi di Giovi. Vediamo a quanto è uscito. 7,5. 7,8 è uscito da Lele Salva. Sì, io avevo detto 10. 10, sì. Io avevo detto 10, 3 secondi di abbuono. È uscito a 10,5, praticamente. Sì. E anche là hanno perso comunque tanto, perché hanno, mi sembra, quant'è 3-4 secondi circa. Zeta Pro Mauro, aia, inizia a essere copiosa la lista dei piloti, sì, con penalità. Non so se... Attenzione, perché penso abbia fatto un errore Mauro Gold, perché era sopra il secondo. Io lo vedo a 8 decimi, non so. Adesso sì, ha recuperato in questo rettilineo, ma... era un secondo e uno prima della consueta serie, forse una delle più adrenaliniche del mondiale, ovvero Maggots, Beckett e Chapelle, che teoricamente nel circuito di Austin, il famoso primo settore del circuito di Austin, dovrebbe essere un ibrido tra proprio questa sequenza di curve che abbiamo elencato e lo snake di Suzuka. Quindi io personalmente lo trovo obbrobrioso, però va bene lo stesso come replica, però va bene. Tanto 8 decimi tutte e due, sia Mauro Gold dalle salva che Alesina Mauro Gold, quindi inizia a essere molto molto minacciato il leader del Gran Premio al momento. Aveva tenuto un gran ritmo con condizioni da asciutto, adesso gli squali là dietro iniziano a puntare al suo posto, anche perché Mauro Gold a 5 secondi, quindi... Esatto, e anche perché infatti stavo dicendo questo, che Lele e Alesi sono senza penalità, quindi in questo momento sono i piloti, diciamo, messi meglio. Quindi Mauro Gold deve tentare il sorpasso su Lele Salva e guadagnare 5 secondi. Anche perché al momento... perderebbe la posizione anche su Zeta Pro Mauro. Tutto sommato, con Drago lievitato, che comunque ha 2,5 secondi da Flaminio, prenderebbe un punto, sarebbe il leader nel mondiale lo stesso, e quindi deve recuperare più punti possibili sfruttando il mezzo passo falso che ha fatto il pilota dell'Alfa Tauri. Sì, diciamo che Drago nel disastro di inizio gara, tutto sommato, ora sta cercando di rimettersi un po' in carreggiata. Era 2-0, adesso è 2-8. Ha perso 8 decimi in pochissimo tempo. Non vorrei abbia fatto un errore. Speriamo riesca a portare a casa almeno qualche punticino. Che se no inizierebbe a farsi abbastanza marcato il distacco tra Mauro Gold e Drago Lievitato. Perché 25 punti comunque, sì, da recuperare sono difficili, a meno che Mauro Gold non faccia un errore poi al GP successivo. Sì, consideriamo anche che comunque mancano ancora tante gare, quindi indipendentemente... Mancano 12 gare, questa, sì, è vero, però partire per, con la seconda metà con un vantaggio di 25 punti, certo, la vedo, no, la vedo già... Mauro,
poi Mauro è un pilota, ripeto, per chi lo conosce come me, ma anche come te, è un pilota, anche se tu continui a confonderlo con Marco Calvo, ti posso dire che è un pilota molto costante e difficile poi andare a riprendere nel momento in cui accumula un vantaggio. Molto bene, molto bene. Intanto, per il momento le posizioni sono tanto cristallizzate. Overboost altri 3 secondi di penalità. E la classifica recita così, con Lele Salva in prima posizione, ha mantenuto la leadership del Gran Premio dal primo giro fatto fino ad adesso, l'ha persa solo per qualche giro quando c'è stato il valzer dei pit stop per andare a montare gomme intermedie. E poi Mauro Gold sempre in seconda posizione con un Alesi sempre dietro al pilota della McLaren. Zeta Pro Mauro in quarta posizione, grandissima rimonta per il momento. Intanto Lopez che ho altri solo 3 secondi di penalità per il momento. E dicevo, quarta Drago? Sì, no, scusami, Drago si sta avvicinando a 2 secondi ora da Fleming. Eh sì, però, come detto, era già a 2 secondi dal buon Flaminio. Aveva perso qualcosa prima, mi sembra. Era 2-8. Fa qualche errore. Guarda, 2-3, guarda. Prima era 2-8, sì. Poi è riuscito a recuperare fino a 2 secondi, adesso addirittura 2-4. O non ha tanta fiducia... tanta confidenza col bagnato, quindi perde tanto in trazione. Guarda nelle curve di trazione, 2,5. Sì. E stesso problema che aveva prima Alesi nei confronti di Mauro Gold. Mezzo secondo, Mauro. Attenzione, quindi Mauro Gold. Però arriva tardi per tentare un attacco alla staccata della Stowe. Uno dei punti di sorpasso di questo circuito, ce ne sono veramente veramente pochi, diciamo consoni a una manovra in due. Poi, come detto, se vuoi rischiare e tentare un sorpasso alla Cops o a Maggots e Beckett, allora lì è un altro discorso. Però punti consoni sono qui, assolutamente questa staccata, sì, che sta facendo adesso Mauro Gold, alla fine della prima zona di RS, ma lì viene anche tanto difficile perché è una curva in appoggio molto molto ad ampio raggio, quindi c'è anche una curva, stesso raggio di percorrenza, però è verso destra, quindi ci potrebbe anche essere un sorpasso e controsorpasso. E poi arriviamo a Cops, Maggots e Beckett, e alla fine alla staccata della Stowe è un altro, il penultimo tentativo di sorpasso, punto di sorpasso, e poi alla staccata della penultima chicane. Sì, tra l'altro stavo vedendo che non lo so, a me sembra che Mauro stia un po', come dire, stia aspettando, come dire, dici che l'evolversi degli eventi. Dici che sta aspettando magari che smetta di piovere. Non lo so, è là che sta aspettando mezzo secondo, non mi sembra molto in questo momento. Beh, comunque le salva un gran passo, assolutamente. Però mi sembra che stia lì in attesa, ecco, mancano ancora 22 giri, ragazzi. Eh sì, 22 giri al termine. Come detto, Mauro Gold ha 5 secondi di penalità per velocità eccessiva all'entrata in pit lane. Poi Z Pro Mauro sta arrivando comunque su Alesi e Mauro Gold, perché tutto sommato è un secondo, addirittura adesso è sotto al secondo da Alesi. Vediamo quindi, mezzo secondo Mauro Gold, continua a rimanere guardingo. Occhio perché Flaminio sta arrivando su Cartista, è un secondo e due. Uno e due. E si sta difendendo anche da Drago, tutto sommato rimane sempre 1.82. Sì, vediamo se perde di nuovo in questo tratto. No, addirittura ha guadagnato 1.9. Ci avrà trovato le misure Drago. Io ho l'impressione che Mauro stia giocando al gatto col topo con Lele. Sicuramente sta spingendo anche lui, non è che sto dicendo di no, però mi sembra che anche lo stesso Alesi si stanno controllando, perché sanno che la gara
è ancora lunga. Però man mano che passano i giri, poi per Mauro Golden diventa sempre più difficile trovare, almeno provare a prendere 5 secondi. Diciamo che sarebbe importante per Mauro, cioè vincere è sempre la cosa migliore, però essendo Drago decimo è chiaro che questi 7 punti in più non sarebbero male. Assolutamente no. Allora, intanto ci chiede di legge. No, ci chiede se si asciuga la pista a fine gara. No. Questo non lo sappiamo. Questo tu non lo sappiamo. Ha risposto di no, quindi vabbè, che però no. Ma su, ma non spoilerate i finali. Lo so, ma tanto tutti sono migliaia di persone in chat, quindi onestamente non possiamo esimerci dal chiudere gli occhi, caro il mio Andrea. Intanto vediamo cosa si sviluppa in pista con Flaminio, che è arrivato sotto al secondo, sì, nei confronti di Cartista, quindi vediamo se potrà fare qualcosa il pilota Williams. A me sembra che hanno tutti più o meno un passo simile l'uno con l'altro, non vedo piloti che... Due decimi alesi, attenzione! Forse ha commesso qualche errore oppure ha deciso di rompere gli indugi. Ricordiamo che Mauro deve comunque passarlo perché c'ha 5 secondi. Eh sì. All'ele. E quindi... Aia. 7 decimi. Non la vedo semplice, perché dare 5 secondi all'ele, il passo che c'ha all'ele... è molto molto costante e soprattutto molto concentrato il pilota Racing Point. Per il momento non ha commesso nessuna sbavatura, come dall'altro canto Mauro Golda Alesi, per adesso molto molto bravi anche tutto sommato Z Pro Mauro. Vediamo, perché intanto Flaminio credo che abbia alzato il piede, è arrivato adesso nell'ala posteriore di Cartista, e questo ha fatto sì che Drago Lievitato si sia avvicinato molto a questo duetto 1 e 4 1 e 3. Ma teoricamente anche lo stesso Z Pro Mauro potrebbe unirsi, diciamo, alle danze. Il problema è che ha 3 secondi anche lui, è quindi... quello, il problema è proprio quello, dovrebbe, cioè, per il momento tutti, prende la posizione su Mauro Gold, quindi avrebbe la terza posizione, sì. Avrebbe la terza posizione. Certo è che se Mauro tenta di andare a riprendere le salva e ce la fa, e poi Z Pro Mauro deve iniziare a passare anche lui gli altri. Sì, sì. È perché non perde la posizione su Giovi, anche perché Giovi ha penalità, neanche su Advance Apple. Eccoli, 3 secondi di penalità, ecco, per Advance, quindi fanno 8 in totale. Che anche lui aveva preso 5 secondi. 8 secondi sono tanti. Fortunatamente perderebbe una posizione al momento, perché Cartista è 11-9 da Marco Gano, quindi non perderebbe tutto sommato tantissime posizioni. È vero è che adesso viene difficile giocarsi le posizioni che conta. E 8 secondi sono tanti. 8 secondi sono una mazzata, considerando che praticamente stanno girando tutti lo stesso passo da 20, da 30 giri. È vero, è vero. E intanto là davanti sempre un secondo, non guadagna nulla Mauro Gold. Alesi lo stesso e Z Pro Mauro lo stesso. E la stessa cosa fa sia Marco Ganu che Cartista su che Flaminio su Cartista. Rimangono tutti dietro ad aspettare. È molto difficile tentare un sorpasso, specialmente in queste condizioni. È vero è che qualcuno per giocare, per esempio Flaminio, per giocarsi la posizione almeno di Advance Apple dovrebbe iniziare a spingere. E perché ripetiamo, da sempre il momento secondi. Anche sì, perché comunque mancano 18 giri, ora andare a prendere poi tutti questi secondi non lo so, è difficile, vedremo. Tanto mancano 18 giri al termine
di questo Gran Premio di Silverstone, che ha avuto un avvio molto molto scoppiettante, soprattutto una gran bella qualifica, con le carte che continuavano a rimescolarsi e nomi che si susseguivano in prima posizione o nelle prime file, perché c'era stato subito all'inizio della sessione un diluvio. E poi man mano, col passare del tempo delle qualifiche, ha iniziato sempre a piovere sempre meno, quindi i piloti dalle full wet sono riusciti a passare alle intermedie e la pista iniziava a essere molto molto più facile per i piloti. Poi abbiamo visto una prima parte, sì, abbiamo visto una prima parte un pochettino scoppiettante con Lele Salva, che è partito ed è andato subito in testa, Mauro Gold e Alesi che si studiavano, Zeta Pro Mauro che dalla dodicesima posizione è arrivato fino in quarta posizione, Drago Lievitato che partiva quinto ha avuto subito un po' di battaglie, poi ci sono stati due errori e per il momento è decimo, e per il resto anche un Mister X che comunque era in... no, un Lopeschi che era in settima posizione, ottava posizione, e adesso purtroppo è in tredicesima posizione a 26 secondi dal proprio compagno. Allora, Alesi intanto è a 2 secondi e mezzo da... occhio che sta un pochettino perdendo 1 e mezzo il treno, eh. Ah sì sì, 2 e mezzo dal primo, sì. Ok, 2 e 4. No, perché bisogna, sì, considerare chiaramente la penalità rispetto a Mauro, in questo momento è ancora davanti. Sì, ovviamente mancano 3 secondi e 4 ancora da recuperare per Mauro Gold per mantenere la seconda posizione. Vero è che Mauro dovrebbe iniziare a farsi qualche conticino e dire meglio 7 punti in più su Drago e sfruttare questo mezzo passo falso dell'attuale leader della classifica di campionato, oppure non prendersi i rischi e comunque tutto sommato gli recupera già un bel gruzzoletto. E qua iniziano i calcoli. Io mi accontenterei. Occhio, però è una scelta Drago mia. Un decimo non riesce, attenzione Cartista un po' in difficoltà. Ho visto arrivare Cartista molto molto lungo, tant'è che Flaminio ha perso anche lui il punto di staccata e Drago Lievitato stava tentando di passarli, però poi si è dovuto riaccodare e quindi si fa un terzetto di piloti che si stanno per giocare l'ottava posizione, che comunque per come è andata la gara a Drago Lievitato fino ad adesso sarebbe veramente una grandissima posizione raggiunta, anche perché era 14esimo. Attenzione, si fa tutto all'esterno, Drago Lievitato passa il pilota Williams Flaminio. Diciamo che ora può prendere Cartista, poi però Marco Dalla 15 secondi. Sì. Credo dura, che dura. Io addirittura poi, prima avevo detto in decima posizione è dura arrivarci, ci è arrivato, addirittura ha fatto meglio e potrebbe passare Cartista. Vero è che mancano 16 giri al termine, dovrebbe recuperare un secondo a giro su Marco Ganu, che è praticamente nel codone della Ferrari di Advance Apple, che potrebbe iniziare una battaglia proprio da questi due piloti che abbiamo detto, e quindi magari qualcosina potrebbe recuperarlo in più. Sì, assolutamente. 2-3 intanto Alesi da Mauro Gold. 2 e mezzo, ne mancano ancora 2 e mezzo a Mauro Gold per mettersi al riparo da Alesi, e anche qui potrebbe essere facilitato da un'eventuale battaglia che potrebbe scoppiare per il terzo posto tra Alesi e Zeta Pro Mauro. Urca, ha recuperato tantissimo, mezzo secondo. Sì, però siamo sempre lì, nel senso è sempre che... delle volte ci sono i piloti che recuperano tantissimo in un settore, magari in due curve, e poi che tra l'altro Mauro Gold non ha neanche fatto un bruttissimo primo settore, perché ha recuperato 3 decimi alle Salva. Attenzione, perché potrebbe arrivare sul passo di quest'ultimo. Vediamo, 4 decimi. Mangos e Beckets, in queste condizioni più la scia non saranno facili da fare.
occhio. È ancora un po' distante la McLaren di Mauro Gold. Vediamo. Lele sa di avere comunque quei 5 secondini che sono veramente importanti. Eh sì, intanto dal coordinamento mi dicono che è aperto il... No, non è vero. No, in realtà non è vero, tra qualche giro stiamo preparando. Ah no, perché mi hai messo in difficoltà, ho visto chi è il vostro driver of the day e io ho detto ok, poi ho letto il nome del gruppo. Stiamo cercando di organizzarci per questi ultimi giri, anche per il post gara, quindi sì, tra qualche giro avremo il driver comunque. Molto bene, molto bene. Attenzione, 38 giri di 52 previsti. Rimane sempre a mezzo secondo, 7 decimi il buon Mauro Gold. Là dietro a 2 secondi e 1 il buon Alesi, con un Zeta Promorro che sta mollando un po' la presa sul pilota Ferrari. Attenzione a Drago a mezzo secondo da kartista. Vediamo se ci sarà il sorpasso in questa tornata. Drago che ha, se non mi ricordo male, 3 secondi? Sì. Perché Flemming è senza penalità, quindi Al momento prenderebbe posizione sia a Cartista che a Drago, Flaminio. Quindi è uno dei pochi piloti in pista che sono rimasti senza penalità, ovvero c'è insieme a lui Ganu, Alesi e Lele Salva senza penalità. Purtroppo Mauro Gold e Advan Seppol hanno preso 5 secondi di penalità per velocità eccessiva nella pit lane, mentre gli altri avvisi soliti, mentre il drago lievitato si fa vedere ma non riesce ad affondare l'attacco su kartista. Alla Stowe si fa vedere anche qui, sta tentando in tutti i modi di innervosire il pilota della Racing Point, o almeno ricordargli che è proprio nei suoi scarichi. Sì, deve passarlo perché 15-8 dovrebbe guadagnare almeno 3 secondi su Flemming. Assolutamente sì, però sta perdendo tantissimo. Sì, kartista, se non ricordo male, aveva anche lui 6 secondi, cioè. Quindi deve guardare davanti a kartista, ma è dietro Flemming in questo. Eccolo. Attenzione. 3 decimi, 2 decimi, niente. È molto vicino qui, vediamo, tiene molto bene la traiettoria kartista. Vediamo in trazione. Là davanti intanto Alesia 1.6 nei confronti di Mauro Gold. Vediamo se ci potrà essere l'attacco alla fine della seconda zona di RS, anche se al momento non è possibile utilizzarla. Vicino, vicino. Vediamo come traziona qui. Molto, molto bravo kartista a trazionare da Dio, ma Drago Lievitato ha più spunto in velocità. Vediamo, potrebbe arrivare negli ultimi. Che rischio, ragazzi. Lo stava prendendo in pieno. È arrivato molto molto veloce. Drago Lievitato. E quindi appena si è accorto che non c'era più lo spazio per effettuare una manovra di sorpasso, e stava per essere tanto tanto tardi. Vediamo. Là davanti intanto Ganu si è staccato da Advan Seppol, 1.3, 1.4, Alesi sta recuperando tantissimo nei confronti di Mauro Gold, 1.2, è arrivato addirittura a 2.8 il distacco. Ha ceduto di schianto Lele Salva e quindi Mauro Gold si sta tenendo a distanza per non soffrire della scia che ha. O non me la spiego, o hanno ceduto di schianto tutte e due. 1-1. Mauro comunque. Altra cosa, è Alesi che ha iniziato a girare molto più forte. Perché comunque Zeta Pro Mauro è 1-8. È 1-8, sì.
Quindi sta staccando sia Z Pro Mauro, che sta iniziando a riprendere terreno su Mauro Gold e le salva. Sì, intanto sto guardando Drago perché è sempre lì. Ora, ecco, vediamo se come lo scorso giro rischia il tamponamento oppure è uscito vediamo. Anche qua molto bene. Ma la cartista tiene il centro della pista e attenzione! Stavolta. Aveva tentato lo scambio di traiettoria, l'incrocio di traiettoria, il buon cartista, ma si è ritrovato Drago lievitato praticamente in traiettoria della curva Stowe, ma molto molto lento perché ha dovuto impostare la curva in maniera molto diversa. Quindi adesso Drago Lievitato deve tentare di prendere 3 secondi a Flaminio per almeno tenersi questa ottava posizione. È arrivato intanto Alesi. È arrivato Alesi, Mauro però... Mauro non lo segue. Il gatto col topo, ma mi sembra che il topo però... E il topo va forte. No, non sta scappando, ma rimane lì. Sì, però c'ho 5 secondi in realtà di vantaggio, quindi... Sì. E mancano 11 giri al termine. Sì. Ormai siamo all'inizio del quarto di gara. Allora, dovessero rimanere così le posizioni, tra l'altro Marco Gano si trova in settima posizione. Sì. Ed è praticamente dietro sia dietro Z Pro Mau, no, dietro sì, Giovi Advance Apple, che hanno Giovi c'ha, se non ricordo male, sì, 3 secondi, Advance Apple ne ha addirittura forse 8. Allora, per il momento attenzione, perché Marco, oh, Mauro altri 3 secondi e quindi Mauro Gold. No. Mauro Gold al momento Z Pro Mauro, e Mauro Gold al momento rimane in terza posizione. Sì. Ah, sì, certo. Quindi questo tra virgolette è un bene per Mauro Gold, ma è un male per Drago Lievitato, che fino a poco altri 3 secondi e sono 9. Punto di vista Drago è tranquillo. No, perché se Flaminio dovesse passare a breve cartista dovrebbe prendergli già, sì, 1 e 4 dovrebbe prendere ancora su cartista. Vediamo 10 giri al termine con Mauro Gold che rimane comunque negli scarichi di salva, che non è mai è andato sotto così, ai 6-10. No, prima sull'asciutto all'1-4. Adesso tra i 4 decimi agli 8 pazzesco. Decimi. Sì. È stato costantissimo. È stato anche molto molto pulito, perché ricordiamo che nella gara scorsa in Austria aveva preso abbastanza secondi di penalità e poi è arrivato al ritiro. Invece oggi per il momento non ha penalità il pilota della Racing Point, e Alesi incredibilmente è ritornato a 1.5. Tanto Flaminio su cartista, sì. All'esterno ancora prima della staccata dalla Stowe, 2.3 2.5, quindi manca ancora mezzo secondo al buon Drago Lievitato per almeno consolidare l'ottava posizione. E cartista aveva fatto Alesi aveva fatto tanto, sì, tanto bene, e adesso si ritrova di nuovo a 1.4. No, perché Mauro sta cercando di... Sono on board, vedo che ha iniziato un po' a, come dire, a remare in pista, cercando di prendere tutto il possibile, diciamo, dalla macchina. Però secondo me lui sta entrando nell'ottica che forse il secondo posto è l'obiettivo più come dire, alla possibile. Portata. Prendere rischi, fossi lui non li prenderei, poi per carità, ognuno. No, anche perché per il momento avrebbe al minimo una terza posizione, che comunque sì, lo punti. Riconferma sul podio. Sono 15 punti, il buon Drago Lievitato ne prende... prende 4. 4, quindi sono 11 punti recuperati. Diamo subito. 11 punti recuperati, e ti dico subito che con questa classifica, visto che noi siamo...
col Trax abbiamo aggiornamenti del 1492 ormai. Praticamente ti aggiorno che con 9 punti di 11 punti di vantaggio avrebbe a Drago in questo momento, 9 punti, quindi praticamente Mauro andrebbe davanti per 2 punti. Molto bene, molto bene. Vediamo quindi cosa succederà, anche perché al momento Drago Lievitato non è vero che prenderebbe 4 punti, ma ne prenderebbe 2. Ah, è vero, perché c'ha ancora Fremin che al momento. È vero. C'ha mezzo secondo ancora. da recuperare. Ora 3 decimi, sta dando il tutto per tutto Drago Lievitato. Intanto ti 1,8 perché è aperto il sondaggio per il Driver of the Day, quindi potete andare a votare sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel e niente, votate come direbbe il buon vecchio Enrico della Master, votate non prima di aver sentito i consigli di acquisti da parte di Andrea Longagnani. Tu chi hai detto Andrea Longagnani, perché se dicevi Andrea poi io dico no dilli tu, cos'è? Dicevo Andrea, la gente diceva ma chi è Andrea, quale? No, beh, io vorrei premiare Lele Salva. Mancano 8 giri. E va bene, al netto di questa cosa qui, per il momento io premierei Lele Salva, perché dopo aver raccolto molto poco di quello che aveva seminato in qualifica, ha fatto una gara impeccabile, non cedendo a un grandissimo Mauro Gold molto in palla sull'acqua, e soprattutto non gli ha concesso, è stato sempre davanti tranne 2 o 3 giri quando hanno continuato Alesi e Advance Apple, quindi possiamo anche tra virgolette toglierli quei giri lì. Però non ha dato possibilità a Mauro Gold di tentare un sorpasso, perché è sempre rimasto a distanza di sicurezza e ha guidato veramente veramente molto molto bene, e senza una sbavatura e soprattutto senza aver preso per il momento penalità. Guarda, concordo in toto, anche perché potrei andare, diciamo, fare un altro nome giusto per non scegliere Le Salva. Alesi potrebbe anche essere comunque un altro nome per la gara comunque costante che ha fatto anche lui. Sì, è stato bravo, ma non lo farei, perché è stato bravo perché è in terza posizione, però lui all'inizio aveva le gomme soft con Mauro Gold fuori dalla zona DRS. Quindi lui aveva DRS più gomma soft e non è riuscito mai ad attaccare Mauro Gold con gomma media. Quindi io non lo voterei se devo prendere tutto. Sì, no, è chiaro, certo. Lele ha dimostrato veramente impeccabile. Lele era sulla stessa strategia di Mauro Gold. Ha fatto una grandissima pole, va bene, magari dettata dal fatto che l'ultimo giro comunque la pista stava migliorandosi, però poi ha dimostrato, è rimasto lì, dava 2 secondi fino a che non c'è stata la pioggia, era a 2 secondi da Mauro Gold, quindi ha fatto una gran gara Salva. Sì, è vero. E un altro che vorrei premiare, esatto. Anche, sì, però entrambi. Io un altro che vorrei premiare è Giovi, per esempio. Anche Giovi, esatto, sì, una buona gara di Giovi. Ha fatto una grandissima gara, sempre stato in sordina nelle ultime gare, adesso ha fatto vedere una gran gara arrivando quinto. Ha preso delle penalità, però è quinto. Concordo, poi perché chiaramente sceglierà il voto è libero, diciamo, però esatto. Mi sembra abbastanza indirizzato in questa gara, non vorrei sì, ma abbiamo visto finalmente il Lele Salva che avevamo visto in Open e che si intravedeva nelle qualifiche e che si è visto parzialmente in Francia con il terzo posto. Perché poi magari partiva bene, poi alcune gare, diciamo, si perdeva o succedevano situazioni, magari anche a livello strategico, diciamo, sbagliava qualcosa. Ti dirò, io non vorrei dire, però Alesi è a 2,8 e Zeta Pro Mauro è lì vicino. Se iniziano a battagliarsi,
La vedo dura per Alesi a prendere la posizione di Mauro Gold. Ti posso dire un'altra cosa. Che ora Alesi sta aumentando, è già 3 secondi in effetti. Mancano ora 5 giri. Deve recuperare 2 secondi. Deve veramente. Ma Mauro deve veramente. Attenzione! Attenzione, perché iniziano manovre difensive per le salva. Primo, diciamo, come dire. Si è un po' scomposto Lele qua. Ha preso la traiettoria di Si è emozionato. Si è emozionato. Ha preso la traiettoria di curva 3 molto molto interna, perché aveva paura di un possibile attacco di Mauro Gold. È stato bravo a trazionare dopo, perché dovrebbe essere comunque abbastanza tranquillo, onestamente, perdere 5 secondi anche se lo passa. Forse vuole stare comunque davanti per una questione anche, diciamo, di psicologia del pilota. La psicologia del pilota, come direbbe qualcuno. Vediamo. Si sta rimanendo, Sì, 2-8. 2-8, credo che stia dando il tutto per tutto al momento Alesi per tentare di rimanere. Occhio, perché è arrivato Giovi intanto dietro a Z Pro Mauro e Alesi, quindi sì, però è sempre un secondino li separa uno dall'altro, diciamo che vediamo, dai. Tanto Drago Lievitato al momento è riuscito a prendere 3 secondi su Flaminio, sì, con gli interessi, quindi per il momento a 4 punti si accoccia, sì, e quindi praticamente virtualmente rimane Mauro Gold, cioè no, Mauro Gold di nuovo Mauro leader passa, ma con 2 punti. Esattamente. Con 2 punti, perché Z Pro Mauro ha 6 secondi di penalità, quindi perderebbe solo la posizione su Alesi. Sì, siamo ormai alla fine, diciamo, 4 giri al termine, quindi 4 giri, vediamo un po' se c'è un colpo di coda da parte di Mauro che stavolta non lo so, serve una magia però. Mamma mia, ma è bravissimo a trazionare delle salva, guarda lì, gli ha preso 2 decimi. Ha una fiducia incredibile. Occhio, perché Flemming è 3 secondi, 3-1. Ancora. Non vorrei. Allora, è sempre il fatidico primo settore che Drago anche prima perdeva un pochettino. Però anche qua al secondo mi sembra. Vediamo. È al limite. 137 millesimi lo separano. 70 al momento. Anche perché, come direbbe un vecchio saggio, 2 punti è meglio di 1. Esatto. Esatto. Attenzione, 3-1. 3-1 là davanti, sta tentando in tutti i modi. Sta tentando, sì, in tutti i modi Mauro Gold. Là davanti invece nulla di nuovo con Lele che sta controllando Mauro. No, che controlla Mauro. Anche perché allora Mauro sa che ormai l'unica cosa che può fare è che in questi ultimi 3 giri deve prendere 2 secondi ad Alesi. Punto primo. Sì. Alesi sa che se anche Z Pro Mauro lo passa non succede niente, quindi, perché tanto a 6 secondi di penalità l'unica cosa che può succedere è che perda del tempo a Mauro Gold, ma comunque la terza o la seconda posizione ce l'ha in saccoccia. Lele Salva sa benissimo che Mauro Gold ha 5 secondi di penalità e dietro Alesi ha 2 secondi e 8, quindi anche lì può stare tranquillo. Z Pro Mauro sa. No, allora, ai fini della classifica non cambia nulla. Perché con Z Pro Mauro? Sì, perché avrebbe 8 secondi e invece Z Pro Mauro ne ha 6. Ne ha 6, okay. E quindi si per il momento terzo, dovrebbe arrivare sotto i 2 secondi Z Pro Mauro. Anche, sì, Giovi pure a penalità, sì. Quindi diciamo che però il discorso ora può succedere di tutto, il discorso vittoria è
chiuso. È chiuso per Mauro. Era già chiuso prima per Mauro. Era già chiuso prima, sì. L'unica cosa che poteva riaprirsi era la seconda posizione. Se tentava magari di passare le salva. Però secondo me, io ho visto Mauro che è stato molto molto cauto per tutta la gara, anche frutto da un gran passo che ha avuto Lele Salva, da una grande costanza che ha avuto Lele Salva, ma ho visto Mauro molto molto tattico al momento. Ma lui è un pilota molto molto tattico, sa benissimo che quello che può prendere prende, nel senso che non prende mai rischi, difficilmente li prende, quindi... Intanto, si dall'altra parte. Intanto ringraziamo il buon I am Nicola Clerici che ha messo il follow, quindi ne sarà molto contento Andre, perché mi diceva a quanti follower eravamo arrivati prima della live. Sì, non è che li seguo, però ho visto, mi sembra sopra i 600 siamo arrivati già. Quindi molto molto sì. Bene. Continuiamo a salire. Intanto occhio, Flaminio a 2.9. 2.9, 3 secondi, 2.8. Ho scontato troppo per scontato il vantaggio di Drago. Ho capito, ma ora un pilota come Drago Lievitato, che comunque lo vediamo spesso lassù, avere 3 secondi e mezzo sì che non sono le condizioni normali. Però a vederla a 3 secondi e mezzo ho detto vabbè. Tre secondi, cioè, vedi, 2-6, 3 secondi, così. È questo sì. Che io, cioè, è stata 3-1. Sempre una gara così. Ma per tutti, anche Alesi che era 2-8, poi si è ritrovata 1-4. Cioè, è stata una gara molto, molto strana. Penultimo giro, intanto. Penultimo giro per Lele Salva, che è stato un grandissimo leader fino a qui, di questo gran premio. È stato veramente, veramente molto, molto costante, rimasto sempre saldamente in testa, a parte qualche giro quando era andato a montare gomma intermedia e erano passati a condurre il Gran Premio prima Alesi e poi Advan Seppel, che si sono fermati dopo. È stato veramente molto, molto bravo dalla qualifica. Dai. Non gli trovo un difetto. Non io gli si adesso. Può dire nulla, nemmeno quella piccola sbinnata che ha fatto. Esatto, perché tra l'altro ha fatto la polla con quella. Quindi, esatto, non gli si può dire nulla, dai. È stato, non gli si trova, stasera non gli si trova un difetto, perché è stato bravissimo, è stato costante, è stato molto molto pulito. Ora non vado a vedere quanti avvisi abbia preso, ma l'importante è che non ne abbia presi 3, anche perché così almeno non ha preso penalità. Un Mauro, guarda, Gold, mi hai fatto venire la curiosità, ecco, proprio vuoi sapere, ecco. Ti posso dire che ne ha presi 2 di avvisi. Aia. 2 di avvisi come Alesi, non cambierebbe comunque nulla. Come Alesi, esatto. Non cambierebbe comunque nulla, perché è iniziato l'ultimo giro. In questo momento Mauro Gold è 1 secondo e 1. E Lele Salva, come detto prima, non gli si trova un difetto. L'unica cosa che può succedere addirittura è Z Pro Mauro che si mette ad attaccare Alesi all'ultimo giro, perché è molto molto vicino. Sì. Là dietro il Drago Lievitato ha ripreso 4 decimi, ma abbiamo visto nel corso della gara com'è difficile perderli in un attimo. Anche perché Fleming c'ha solo un avviso, quindi può spingere. Assolutamente, assolutamente. Vediamo. Occhio, perché Z Pro Mauro secondo me ci prova l'ultimo attacco. Secondo me pure. Prova l'ultimo attacco Z Pro Mauro. Anche se ha 6 secondi di penalità, secondo me... 4 decimi, molto vicino. Urca. Vediamo intanto là davanti per l'ultima volta Maggots e Beckets per Lele Salva. Z Pro Mauro 6 decimi, 8. Non ce la fa più a provarci. Non ce la fa più a provarci. Bandiera gialla. Chi è? Advan Seppel. Advan Seppel è andato lungo, ma Lele Salva arriva alla chicane, ultima curva per lui, e Lele Salva vince il Gran Premio di Silverstone. Gara impeccabile,
Per il pilota Racing Point, un secondo Alesi, stoicissimo Alesi, in seconda posizione. Mauro Gold comunque tutto sommato prende un podio che lo riporta in a riprendersi la leadership del mondiale. Poi Giovi in quarta posizione, prende la posizione su Z Pro Mauro, che è in quinta posizione. Sesto Marco Gan, buona la prova anche del pilota Haas, Advance Apple settimo. Oh, per mezzo secondo Drago Lievitato riesce a mantenere l'ottava posizione. Nono Flaminio, decimo Cartista, undicesimo Overboost, dodicesimo Mister X, che passa in questo momento Overboost, quindi undicesimo Mister X, dodicesimo Overboost, e tredicesimo un Lopeski che, come detto, stava sostituendo il pilota Mike Mai, che è titolare nella Mercedes. Quattordicesimo è ritirato John Rambo, purtroppo non presenti, come detto, le due Red Bull e Brian e Just Lawler soprattutto. Direi che possiamo fare le ultime conclusioni. L'abbiamo già dette prima, in realtà c'è poco da dire. Non si trova un difetto a Lele Salva per la gara che ha fatto, un Mauro che comunque è stato molto calcolatore, un Alesi che era lì lì per tentare di giocarsi la vittoria, però è stato molto molto difficile tentare un sorpasso questa sera. Un Giovi che si ritrova finalmente, fa un buonissimo quarto posto in una gara molto molto difficile per l'Alfa Tauri. Una quinta posizione in Z Pro Mauro, che ha rimontato alla grande, un grandissimo Marco Gano in sesta posizione. E poi via via. Beh, tutti detto gli altri. Tutto tu sostanzialmente detto. Un Drago Lievitato che sprofonda, tutto sommato ci ha messo una pezza, alla fine era sprofondato fino all'ultima posizione per poi ritornare in ottava. Quindi questo è stato un po' il sunto di quello che è successo questa sera. Allora, hai detto tutto tu, io non voglio essere, guarda, rimarrei con te qui in questa lobby tutta la notte. Addirittura! Tutta la notte. Addirittura! Purtroppo devo andare dai ragazzi per la direzione gara, quindi lascio a te l'onere, diciamo, relativamente alle interviste, quindi anche al driver e quindi alla chiusura della diretta. Sono solo questa sera in casa post race show, quindi esatto, me la gestisco esatto. Io. Molto bene, molto perfetto. Bene. Grazie Andre. Ho già invitato i tre ragazzi, quindi buona serata a tutti e grazie ancora da parte mia. Perfetto, grazie Andre. Allora, noi aspettiamo come di consueto i piloti che entrino nel party per le consuete interviste post gara. Intanto io mi sto, diciamo, allietando le corde vocali con un po' d'acqua, perché non ce la faccio più, come al solito, come ogni martedì. Quindi abbiamo detto che è stata una gara molto molto bella e divertente. È partita dalla qualifica con il diluvio nei primi minuti, per poi arrivare a un netto miglioramento della pista negli ultimi secondi, se vogliamo, di qualifica, tant'è che i piloti dalle full wet sono passati alle intermedie, infatti hanno abbassato di tanto i loro tempi. Ci ha raggiunto Mauro, intanto aspettiamo anche Lele Salva e il buon Alesi e poi possiamo procedere. Intanto dalla chat preparatevi le domande per i nostri eroi. Lele Salva credo che al momento stia festeggiando di gran carriera, vediamo se mandargli un altro invito magari. Gold, Cirupol. È vero. Ok, allora aspettiamo solo Lele Salva e poi possiamo andare, ragazzi. Intanto benvenuti. Stasera siamo soli, non c'è nessuno. Buonasera. Meglio soli che male accompagnati. Eccolo qui, è arrivato anche Lele Salva.
Buonasera. Buonasera, buonasera. Quindi possiamo iniziare con le interviste. Allora, Lele, questa sera io e Andre abbiamo detto specialmente una cosa: non riusciamo a trovare un difetto nella gara che hai fatto stasera. Sei stato molto molto bravo, pulito, costante. Non hai mai concesso una possibilità di sorpasso a Mauro. Quindi sei stato veramente tanto tanto bravo. Ti voglio chiedere una cosa, più che ti abbiamo visto anche nei Gran Premi precedenti, che comunque hai fatto delle grandissime qualifiche, ma non riuscivi a raccogliere quello che seminavi. Silverstone è una pista che a te piace tanto, oppure è un segnale ai tuoi diretti rivali che la metà di stagione che sta per arrivare ci puoi essere anche tu? Allora, intanto vorrei definire, cioè, come avete detto voi, definisco questa gara veramente perfetta perché, come abbiamo visto nelle gare precedenti, non ho mai finito praticamente una gara senza neanche 3 secondi di penalità, quindi già questo per me è un grande passo in avanti. E rispondo anche alla tua domanda dicendoti che, avendo tolto la traiettoria soltanto quest'anno, ho avuto qualche difficoltà in gara a trovare la costanza. Adesso pian pianino la sto trovando, mentre prima magari in qualifica comunque bene o male un giro si riusciva a mettere insieme. In gara era più difficile riuscire a rimanere costante senza prendere tanti avvertimenti e quindi con questi grandissimi piloti che ci sono davanti, soltanto prendere 3 secondi di penalità possono costare caro. E stasera ho fatto veramente una bella gara senza neanche un errore e sono veramente, veramente tanto contento. Molto bene, molto bene. Poi, tra l'altro, è la tua prima vittoria. È arrivato il primo podio in Francia, la tua prima vittoria sul feat. Quindi ti facciamo tanti, tanti complimenti. E Grazie. passiamo a Alesi, che si conferma un pilota molto, molto costante. Io vorrei farti una domanda perché non riuscivamo a capire con Andre. Ti abbiamo visto a 2-9, intanto una prima gara in cui sei, una prima parte in cui sei rimasto dietro a Mauro Gold e penso avevi problemi di trazione all'uscita di Maggots e Becketts perché perdevi un decimo, due decimi, non so se ci puoi dire qualcosa su questo. E poi ti avevamo visto a 2 secondi e 8 con le intermedie, 1 e 4 sei sceso subito anche sotto al secondo e poi hai riperso terreno. Che cosa è successo? Allora, lì è successo che purtroppo è partito il riscaldamento qui a casa e stavo in condizioni stile Sepang, stavo sudando come una bestia, ho gli occhiali e quindi ogni giro dovevo asciugarmi, quindi ho perso un po' di concentrazione lì. Il problema è stato quello. Mauro è riuscito a passarlo poco prima di mettere le gomme da bagnato. L'avevo passato, stavo avvicinando a Lele, siamo andati ai box e ho provato a fermarmi un giro dopo di lui. Lui ha preso 5 secondi, penso ai box, quindi mi ha fregato, però ci ha preso la penalità. Dopo io ero arrivato, stavo lì il secondo e due, però vedevo che l'avrei passato comunque. Ho provato un traiettore diverso, cercavo, però non l'avrei passato. È stata bella perché dietro a Lele salva praticamente dalla qualifica. Perché avevamo fatto l'ultimo giro insieme, infatti ho trovato una racing point davanti, quando a 3 secondi dico speriamo che questa va forte, finiamo il giro primo e secondo, no, abbiamo fatto secondo e terzo, mi ricordo, in qualifica, quindi siamo partiti bene dalla qualifica. E poi niente, la gara costante, qua non c'avevo un grosso passo, quindi là come è andata di lusso, niente, complimenti a Lele Salva per la vittoria. Io confermo il podio dell'Austria e bene, così 3 podi con 11 gare quando le abbiamo fatte, penso che va bene. Molto bene, grazie. E a questo punto passiamo al terzo classificato, Mauro. Dicevamo poco prima che Andre andasse in party post gara, dicevamo che hai riconquistato la leadership questa sera. A te voglio fare una domanda ben specifica. Sei stato.
ci sei parso molto attendista sul sorpasso. Certo che i 5 secondi presi al pit stop hanno pesato, ma hai iniziato a fare calcoli per dire magari è meglio non rischiare a prendersi qualche punto in più, oppure non riuscivi a passare le salva semplicemente perché aveva un gran passo? No, in realtà non sono stato molto attendista. Il problema è che era molto difficile passare. Cioè, lui c'erano 2-3 punti in cui ero più veloce, tipo alla Cops, dove lui, se non sbaglio, aveva 2 avvertimenti, quindi lo vedevo molto calmo in quella curva lì. Esatto, sì. Aveva paura di prendere sicuramente l'avvertimento. Infatti, in quella curva soprattutto mi avvicinavo moltissimo. Ma il problema è che era, cioè, avevo comunque un passo simile sul bagnato. Quindi, quando hai un passo simile è veramente difficile passare. Infatti non ho mai avuto nemmeno un'opportunità per provarci. Ero sempre lì, ma anche se mi avvicinavo un pochino, poi in trazione lui scappava un po' via, quindi era impossibile. Cioè, alla fine io sono arrabbiato per aver perso il secondo posto, perché ho preso altri 5 secondi di penalità, come in Austria ai box, cioè c'è una penalità stupidissima. Niente, cioè, in qualifica non so se sono stato sfortunato, ma per non so quanti secondi non sono riuscito a prendere, cioè ho preso bandiera e quindi non ho avuto il secondo tentativo con le intermedie all'ultimo, perché penso che avrei fatto la pole e niente. Poi in gara sulle gialle le salva c'aveva qualcosina in più, soprattutto quando è arrivata la pioggia, che si stava bagnando la pista, ho fatto un po' di fatica, infatti mi ha passato anche Alberto. E niente, va bene così. Molto molto bene. Allora, io vi faccio un'ultima domanda per tutti, dato che siamo arrivati al giro di boa del campionato. Prospettive per questa seconda metà di stagione. Partiamo dalle salva. Beh, vedendo com'è andata la gara stasera, spero di poter lottare per qualche altro podio nelle prossime gare, dato che il passo comunque c'è. Molto bene, Alesi. Vincere una gara pure quest'anno e continuare questa striscia che è partita dal Canada. Sto andando a parte il problema in Francia, ma ho avuto un problema mio. Sto costantemente nella zona primi 5, poi vedo il podio, quindi continuare così. E invece Mauro? Ma il mio è cercare di lottare per vincere il campionato. Anche perché penso di essere cioè, lì in lotta con Drago e soprattutto con Drago. Gli altri forse sono un po' meno costanti, ma comunque sono lì, quindi vediamo. Però l'importante è che non devo fare cazzate o in qualifica come in Austria o in gara come oggi. Molto bene, molto bene, grazie quindi a tutti e tre. Io vado a dire il risultato del Driver of the Day di questa sera: col 41% dei voti vince Lele Salva, quindi sei anche il Driver of the Day. Complimenti Lele, hai fatto, ti mancava solo il giro veloce questa sera che l'ha fatto giù. Peccato, no, comunque sono contento, grazie. Complimenti. Poi 17% per Mauro Gold, Drago Lievitato e Flaminio, e un 8% per Alesi. Quindi siamo in conclusione. Io vi ricordo gli appuntamenti settimanali con le gare, le corse di Formula Italian Team. Cioè, giovedì il main event, la Master League, con sempre sul tracciato di Silverstone. Chi la spunterà? La spunterà Mike, che ha fatto 2 vittorie consecutive, la spunterà Smokeman, il grandissimo favorito all'inizio del campionato, oppure Re? Ci dovrete seguire anche giovedì, e poi questa tournée, diciamo, inglese si concluderà con la Prime League venerdì sempre alle 21:30, e vi ricordo che prima della gara della Master League ci sarà comunque il buon Fit Studio con Hiroshi, Flaminio, Enrico Masserini, e magari ci sarà un ospite, quindi
c'è tanta carne al fuoco per questo appuntamento. Poi vi ricordo che dopo venerdì ci sarà la pausa dei campionati, magari ci sarà la Open mercoledì e la Formula Europe, quindi continuate a seguirci. Io ringrazio i primi tre, potete andare al consueto party post gara con Under che vi sta aspettando. Grazie a tutti. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Io ringrazio il buon Andrea Badolato che è rimasto fino alla fine di questa maratona, come vorrebbe dire lui, in due. È stata veramente, veramente tanto tosta a gestirla, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ringrazio tutta quanta la chat che come sempre ci supporta in questi tipo di campionati, e vi ringrazio ancora per i vostri contributi. E alla fine ringrazio tutto lo staff, i gruppi di lavoro che sono dietro all'organizzazione di questi campionati. Quindi vi rimando al nostro forum www.formulaitalianteam.com, ai nostri social Instagram, Twitter, Facebook, siamo ovunque. Questa gara la potete trovare domani in differita sul canale YouTube. Io quindi direi che siamo in conclusione. Grazie a tutti. Vi mando un abbraccione forte e a nanna presto, solo se Fit non è in live. Ciao ragazzi!